Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della voce e di risonatori. Cantare in Libertà. Cosa sono i risonatori? I risonatori sono delle cavità che noi abbiamo nel nostro teschio, nel nostro cranio. Sono dette cavità di risonanza, perché sono delle cavità vuote, piene di aria, dove l'aria che arriva dalle corde vocali va ad amplificarsi e quindi, in base a dove noi proiettiamo quest'aria, la nostra voce avrà un colore diverso. Esistono fondamentalmente tre tipi di voci. C'è la voce di petto, cosiddetta di petto, poi c'è la voce di testa e poi abbiamo il falsetto. La voce di petto e la voce di testa fanno parte di una categoria dove la voce è detta voce piena, dove la voce è sempre collegata, mentre nel falsetto le corde si staccano, non funzionano più per battimento, ma per giusta posizione, si dice, e quindi avremo una voce un po' più ariosa e meno collegata. Si chiama voce di petto quella voce un po' più grave, quella centrale, che è poi quella voce dove noi solitamente parliamo. Si chiama voce di petto perché se noi tocchiamo il petto sentiamo una vibrazione nel petto, ma in realtà, visto che le corde sono all'altezza qui della laringe, del nostro pomo d'Adamo, e l'aria va verso l'alto, in realtà la voce di petto risuona in una zona mandibolare, mentre la voce di testa suona in una zona che è detta maschera, che è una zona più nasale, dove ci sono queste cavità dette seni paranasali e frontali. E quindi avremo una voce un po' più alta, più chiara, rispetto alla voce di petto, che è una voce più scura. Noi possiamo avvertire questo passaggio dalla voce di petto alla voce di testa proprio da una tonalità più bassa, più grave, verso una tonalità più alta. Ad esempio, e così via. Questa è la voce piena. Poi c'è il falsetto dove la voce si scollega. E si raggiungono delle note molto più alte con il falsetto. Perché la voce è proprio... le corde vocali funzionano diversamente. Immaginiamo la nostra voce come una piramide. Cioè alla base è molto larga e man mano che saliamo verso una punta che si restringe. In questo modo noi riusciremo a fare un passaggio nella voce di testa e eviteremo di urlare quando saliamo. Cioè, questo ci fa un po' impiccare, si dice in gergo. Mentre, se alleggeriamo il suono, faremo questo passaggio. Fatevi aiutare anche dal vostro insegnante di canto, se non ci riuscite, o comunque quando provate a salire fatelo sempre in modo leggero, senza mai sforzare. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata.